Guida la tua vita è un progetto ambizioso, interamente basato sul volontariato, che punta a prevenire gli incidenti stradali e l'assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche da parte dei giovani. Ci siamo le seconde, che il problema di questi ragazzi già nasce a 10 anni, 11 anni, 12 anni, quando noi mandiamo i nostri figli, i nostri nipoti presso i compleanni, le gite, nasce il problema già della droga. Il mio obiettivo è di fare prevenzione presso le parrocchie, coinvolgendo tutti i parroci della zona, la chiesa, perché quando arriva il pullman, noi abbiamo fatto un programma, ogni domenica facciamo una parrocchia, il parroco sull'altare deve spiegare qual è la funzione di questo ufficio mobile. Quando rientrano i nostri figli a casa, dopo un compleanno, una gita, e il ragazzo si sente male, non è il problema che gli è fatto male la Coca-Cola, l'aranciata, ma ci sono altre patologie, altre problematiche alle spalle. L'importanza della prevenzione è fondamentale. Oggi si dà un segnale importante, i ragazzi partecipano attivamente, soprattutto possono simulare, possono anche comprendere meglio che cosa significa magari eccedere nell'alcol o addirittura assumere sostanze stupefacenti. Direi che è un segnale importante e soprattutto la grande partecipazione credo ci impegnerà a ripetere iniziative come queste. Quanto è importante la prevenzione in tema di sicurezza stradale? La prevenzione è importante in tutti i settori di monitoraggio, non solo nelle patologie, ma anche nel far crescere la conoscenza e la consapevolezza del pericolo. È meglio naturalmente prevenire che reprimere. Nel settore specifico della strada, della cultura stradale e dell'attività, è assai, assai, certamente assai importante, è assai importante. Ed è un compito questo che dovrebbe coinvolgere varie componenti della società e del mondo istituzionale. La vostra, come ho avuto modo stamattina di conoscere, è encomiabile iniziativa, è peraltro abbastanza singolare con questa attività itinerante di prevenzione e di cultura della legalità nel settore dell'attività stradale. Dopo la presentazione di Roma in occasione di Strade 2011, patrocinata dalla Presidenza della Repubblica e dalla Regione Lazio, l'associazione Guida la tua vita presenterà domenica ad Ariano la sua iniziativa. Per l'occasione è stata organizzata una manifestazione al Santuario di Valle Luogo, presso gli operai silenziosi della Croce.